Benvenuti amici YouTube, qui Okra 1993, il video di oggi sarà la seconda parte del video riguardante le carte e lo spoiler completo di Ignition Assault, più la guida per affrontare lo sneak peek, ovvero vi dirò semplicemente quali sono le carte migliori per questo sneak. Scusatemi ancora una volta per la mia condizione della voce, sono influenzato sempre nella mia vita, quindi lasciate un like se volete sostenere la mia influenza. Anzi, sostenete me a posto dell'influenza, che è meglio. Partiamo subito. Prima di partire, ovviamente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video se lo trovate informativo, andate a vedervi la prima parte del video se ve la siete persa, vi lascio il link qua sopra. Seguiteci su Instagram come The Omnia Players e su Facebook come The Omnia Players. Vedete al contrario perché sto male. Partiamo subito con i mostri dell'extra. Allora, abbiamo il golem dell'Ignister, quindi la fusione Ignister che dopo che viene evocata ci dirà che noi non prendiamo più danni in questo turno. Ok, se questa carta attacca un mostro che è stato evocato special dall'extra deck, questa carta guadagnerà attacco uguale all'attacco originale di quel mostro. Quando questa carta viene distrutta in battaglia, possiamo selezionare come bersaglio un mostro cyberso nel cimitero ed evocarlo in special. Poi abbiamo il Pegaso. Durante la main phase possiamo distruggere un numero di magie trappole controllate dall'avversario inferiori o uguali al numero di mostri di Ignister che controlliamo. Se uno o più altre carte che controlliamo vengono distrutte in battaglia all'effetto di una carta finché questa carta è sul terreno o nel nostro cimitero, possiamo bandire questa carta, selezionare come bersaglio una carta controllata dall'avversario e mischiarla nel mazzo. Poi abbiamo il supporto Karakuri. Ancora una volta, se non avete visto il mio video delle carte da prendere prima che arrivi la Master Rule 2020, la revisione, guardate qui, vi lascio il link in cui parlo di Karakuri, che sicuramente tornerà attraverso Bureido, che è una carta veramente forte che potrà risplendere con le nuove regole, e sicuramente Karakuri tornerà anche in virtù dei nuovi supporti che sta ricevendo. Se questa carta viene evocata sincro, possiamo evocare special un Karakuri dal deck. Se c'è questa carta sul field, i mostri in posizione di difesa non potranno essere distrutti in battaglia, e una volta per turno, se la posizione di un Karakuri cambia, possiamo selezionare come bersaglio una carta controllata dall'avversario e bannarla direttamente. Poi abbiamo il Drago di Luce Ignister, che è quello che compare sul pacchetto. Due mostri livello 4 che avrà l'effetto di protezione alla Dingirsu, quindi stacco uno, proteggo. Oppure possiamo staccare uno da questa carta e distruggere un numero di mostri controllati dal nostro avversario inferiore o uguale al numero di Ignister che controlliamo. Oppure, quando un altro mostro cyberso infligge danno da battaglia all'avversario, possiamo specialare un mostro Link dal cimitero. Poi, passando ai Link, abbiamo il primo Link di Ignister, che ha un artwork simile al decodificatore trasmittente. Tre mostri con nomi diversi. Se uno o più mostri vengono evocati special nelle zone puntate da questa carta, possiamo evocare special quanti Ignister possibile di livello 4 dal nostro cimitero in zone puntate da questa carta, con effetti negati, però tanta roba perché punta 3 sotto. Se questa carta distrugge un mostro all'avversario in battaglia, possiamo evocare specialmente un cyberso dal nostro cimitero. Poi abbiamo la Fenice Ignister. Durante il calcolo dei danni, se questa carta attacca, possiamo infliggere all'avversario un danno uguale all'attacco di questa carta, e però non prenderà danni ulteriori da questa battaglia. Se questa carta viene distrutta all'effetto di una carta, possiamo spaccare un mostro controllato dall'avversario. Durante la prossima standby phase, dopo che questa carta è stata evocata, Link viene distrutta e mandata dal cimitero, possiamo evocare specialmente questa carta dal cimitero. Poi abbiamo questa bellissima pecorella, che è un Link 2 generico che punta sotto, quindi molto interessante, che si fa con due mostri con nomi diversi, che guadagnerà effetti in base al tipo di mostro che andremo ad evocarci sotto. Questo non ho ancora capito cosa sia, forse incantatore o pendulum. Se ci evochiamo sotto quel tipo lì, peschiamo 2 e scartiamo 2. Se evochiamo una fusione, evochiamo special un livello 4 o inferiore dal cimitero. Se evochiamo sincro, i nostri mostri guadagneranno 700 di attacco. Se evochiamo Xyz, i mostri controllati dall'avversario perderanno 700 di attacco.
Poi abbiamo la magliatrice di terra che fa la stessa cosa che fanno tutte le altre magliatrici, quindi non la leggerò, ma per i mostri terra ovviamente. E poi l'ultimo link è questo interessante link 1 che punta in basso a sinistra, che richiede un mostro nella extra monster zone esclusi i link. Non è utilizzabile come la materiale link quando viene invocato. Questa carta nella extra monster zone non potrà essere distrutta in battaglia con mostri nelle main monster zone, e all'inizio del damage, se questa carta combatte un mostro dell'avversario nella extra monster zone, possiamo andare a rimischiare questa carta e il mostro contro cui ha combattuto all'interno dei deck. Poi abbiamo le magie, la terreno degli Ignister, che dice che se non controlliamo nessun mostro nella main monster zone possiamo specialare un mostro Ignister di livello 4 dalla nostra mano, e fino alla fine del turno non potremo specialare altri mostri con lo stesso attributo di quello. Se questa carta nel cimitero, possiamo bandire un mostro Ignister dal cimitero e ripiazzare questa carta sul terreno. Poi abbiamo questa rapida, che per il primo effetto può essere interessante per lo sneak. Poi abbiamo la rinascita sempre degli Ignister, che seleziona come bersaglio un mostro Ignister nel cimitero e l'evoca special, quindi anche solo per questo interessante per lo sneak, perché vi dà una copertura in più. Non potremo evocare special nient'altro, però se la fai nel turno dell'avversario, essendo rapida, può essere interessante. Poi abbiamo la carta che ci fa fondere di Ignister, la carta che ci fa evocare il rituale di Ignister. Poi abbiamo le magie continue Senka, quindi leggenda Senka, la visita dei tre. Mandiamo questa carta al cimitero durante la seconda standby phase dopo l'attivazione. Durante la nostra main phase possiamo evocare normal o special 1 più mostri Senka. Scusate, se evochiamo normal o special 1 più mostri Senka, possiamo selezionare come bersaglio uno di quei mostri e poi aggiungere un mostro Senka con un nome diverso dal nostro deck. Se questa carta viene mandata al cimitero, possiamo evocare specialmente un mostro Senka dalla nostra mano. Poi abbiamo l'alleanza di Sun Liu. Se controlliamo almeno due Senka con attributi diversi, possiamo dichiarare un attributo e i mostri controllati dall'avversario con quell'attributo non potranno attivare i loro effetti fino alla fine del turno. Se il nostro avversario evoca special uno più mostri, o se attiviamo l'effetto di un mostro Senka, potremmo far guadagnare 300 di attacco a tutti i mostri Senka che controlliamo. Poi abbiamo il portale da terreno dei Megalith, un equip dei Karakuri, tutta roba che purtroppo non sarà utile per lo sneak, una carta per le bestie araldiche, così a caso, la quick play per i ladri del tempo, un'altra carta Sky Striker, che ovviamente si attiva se non abbiamo niente nelle main monster zone, che dice che potremo selezionare come bersaglio un mostro Sky Striker di livello 4 nel cimitero e aggiungerlo alla nostra mano, oppure se abbiamo 3 spell al cimitero potremo direttamente evocarlo, quindi tanta roba. Poi abbiamo una carta Mayakashi a casaccio, una carta Dragon Maid che non ci interessa, un equip che fa guadagnare 200 per ogni mostro al cimitero, quindi può essere utile per lo sneak e niente più. Poi abbiamo l'amuleto Kujikiri, che non è nient'altro che un baratto per i livelli 9, con però la limitazione di essere una volta per turno, quindi questo fa perdere davvero molto all'essenza della carta. Poi abbiamo il Lightning Storm, che è forse la carta migliore dell'espansione, che dice che se non controlliamo carte scoperte possiamo decidere se fare ora i Jeki per tutti i mostri in posizione di attacco oppure Spolverino dell'Arpia. Una volta per turno ci mancherebbe, però questa carta è veramente tanta roba. In OCG la giocano tutti inside ed è quello che accadrà sicuramente anche qua in TCG. Poi abbiamo un altro equip random, sempre apposta per lo sneak, che fa guadagnare 2000 di attacco a un mostro. Poi per le trappole abbiamo la trappola degli Ignister,
che si attiva selezionando come bersaglio un mostro Ignister che controlliamo e gli farà guadagnare 800 di attacco. Quindi interessante, sempre in ottica sneak peek, perché magari facciamo schiantare l'avversario contro uno dei nostri mostri. E se questa carta lascia il terreno per l'effetto di una carta dell'avversario ed è al cimitero bandita, possiamo pescare uno. Poi abbiamo le trappole dei Senka. Se un mostro Senka sta combattendo, il nostro avversario non potrà attivare magie trappole fino alla fine del damage. All'inizio della battle dell'avversario possiamo mandare questa carta dalla zona magie trappole al cimitero, il nostro avversario non potrà attaccare Senka, e quando un mostro dell'avversario dichiara un attacco possiamo bandire questa carta al cimitero e evocare special un mostro Senka dal deck. Poi abbiamo la trappola Megalith, una trappola Karakuri, una trappola per gli Xyz rango, alza rango, con tutte quelle robe lì molto stile anime per gli appassionati, una counter per i Time Thief che quando viene attivata una magia trappola, se controlliamo un Time Thief nega l'attivazione e poi possiamo andare ad attaccare quella magia trappola a un nostro mostro Xyz Time Thief, quindi tanta roba perché appunto i Time Thief andranno a guadagnarci degli effetti. Poi abbiamo Catch Copy che avendo il Goblin sopra, come dico sempre, ovviamente promette molto bene. Difatti è una carta molto interessante che dice che se il nostro avversario aggiunge una più carte dal deck alla mano, eccetto pescandole, possiamo rivelare una carta al nostro deck e aggiungerla alla nostra mano. Poi non potremo attivare questa carta ovviamente o gli effetti di altre carte che hanno lo stesso nome per il resto di questo turno. Però è una carta che ci fa dare qualsiasi roba, è un addino generico per tutto, ovviamente è lento, ovviamente non possiamo andare ad aggiungerci delle hand trap perché non potremo andare ad utilizzarle immediatamente, quindi non avrebbe nessun senso, però possiamo andarci ad aggiungere magari uno starter per il turno dopo, possiamo andarci ad aggiungere una carta come Lightning Storm che fa blowout delle difese dell'avversario, del suo field, e inoltre essendo una trappola normale può essere anche target di trap trick, quindi interessante secondo me. Poi abbiamo una trappola che ci aggiunge oppure equipa direttamente una carta equipaggiamento dal deck, questa roba qui con le principesse che non fa nulla, questa manco, e poi la carta gag finale che devo sempre leggere per concludere in bellezza, il giudizio main judgment, giudizio principale oppure head judging, quindi in tema anche Yu-Gi-Oh! Quando un giocatore attiva l'effetto di un mostro sul terreno, possiamo attivare questo effetto. Quel giocatore lancerà una moneta e dirà testa o croce. Se vince, questa carta verrà mandata al cimitero. Se perde, invece, si negherà l'attivazione e daremo il controllo di quel mostro all'avversario. Quindi, se il nostro avversario attiva l'effetto di un mostro, fa testa o croce e perde, neghiamo l'attivazione e ci freghiamo il mostro, quindi carina, random e gag come sempre. Quindi per oggi è tutto, scusate ancora una volta per le condizioni della mia voce, seguiteci su Instagram come gli Omnia Players per seguire tutte le notizie inerenti al mio team di Yu-Gi-Oh!, stessa cosa su Facebook, dobbiamo crescere insieme, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto e alla prossima.